Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con una missione che effettivamente ci ha fatto capire quanto la situazione stia iniziando a essere presa sul serio, anche dalla parte dei soldati che, guarda un po', stanno sparando degli infetti innocenti, poveretti. Che, vabbè, poverini, un paio di palle. Mi chiedo se ci sia un trofeo per il tentativo di passare oltre il ponte. Ah, dannazione. Vediamo se ho qualche oggetto da lanciare. Ora che abbiamo distrutto i rilevatori, voglio vedere se posso passare. Cosa succede? Direttamente. Allora io la provo. No, cioè, c'è proprio un muro invisibile che passa da quel pezzo lì. E niente, oltre questo pezzo c'è un muro invisibile. Terribile. Io scappo dai bombardamenti, allora. No, ma almeno un trofeo me lo potevi dare. Cioè, nel senso proprio, potevi darmi qualcosa. Almeno la soddisfazione, dai. Ok, proseguiamo con la missione. Right now, Blackwatch's only motivation is fielding the Blood Tox weapon as far and wide as possible. Uh-huh. They're already moving to blanket the island with it, and once they have you boxed in, they'll move in for the kill. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Manhattan before they can expand their coverage radius. Who the hell is this? Alex sempre molto. Non sa proprio. Vabbè, Alex. Il virus proprio ormai non sa nulla di quello che succede al mondo. Ignorante su tutto. Cioè, passatemi comunque la cosa, ma non sa un cazzo lui. Vabbè, che giustamente è finito in questa situazione per totalmente puro caso. E gli è andata di sfiga all'Alex originale. È andata come è andata, purtroppo. Non gli si può fare una colpa, però porca miseria. Cioè, proprio da qui a non sapere nulla è veramente terribile. Vediamo. Eccolo lì. Allora, l'idea principale sarebbe, vediamo se non ci arriviamo, peccato. Vediamo, c'ho qualcosa da lanciare. Voglia. Allora, braccia muscolose. Aspetta un secondo. Di queste braccia muscolose, tra l'altro, io il potenziamento. Ok, del lancio ce l'abbiamo. Però abbiamo anche questa che ci aumenta la quantità di danni che facciamo. Per il momento, vabbè, mi accontento del lancio, dai. Allora, vediamo se riusciamo a prenderlo. Perfetto, e uno è andato. Io mi cambio di aspetto perché si sa mai. Il prossimo dove si trova? Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Che rompiscatole durante la missione li vorrei letteralmente evitare se riusciamo. Anche perché in realtà non mi cambia nulla. Però sono punti gratis che ci riusciamo a prendere, voglio dire. Buttali via. Aspetta, ecco, cambiamoci di aspetto che non si sa mai. Non capisco più che altro se i teschi sono i super soldati o sono effettivamente le zone dove devo andare. No, i teschi sono effettivamente le zone dove devo andare, perfetto. E allora meglio intanto avvicinarsi, ma stando lontano dalle dai cosi dell'acqua. Eccolo qua, dov'è? Credo, non ne sono sicuro. Non capisco se è un carro. Sì, è questo qua, perfetto. Allora, io i carri armati e simili li lascerei ancora combattere. Ce la vedi. Ah, ma sono stupido io, ho sbagliato tasto. Perfetto. Aspetta, lanciarazzi.
I lanciarazzi sono buoni. Zacchete, via la gola. Il tizio che era con me non si è accorto di nulla, ovviamente, e non si chiede dove cacchio sta andando quello lì con lanciarazzi. Ah! E intanto viene sbrannato da un coccodrillo terreno. Perfetto. L'importante, come ho detto, è esserci riusciti a liberare già il schifo di sto cosino qui prima che riuscisse a disturbo. No, questo qua sotto. Ok, calmi. Preso? Non lo so perché la telecamera fa schifo. Ecco fatto. Sai, no. Ecco fatto. Uff. Stavo per dire, quasi quasi gli sparo, ma non ha senso, piuttosto uso davvero il camuffamento. Più che altro, tre colpi di lanciarazzi contro un colpo di coso muscoloso. Diciamo che forse... Dov'è tra l'altro? Mi sa che forse mi conviene continuare. Bene, ci hanno già sgamato. Ottimo. No, ho sbagliato. Giù dal ponte. Dal ponte, dal palazzo, volevo dire. Ok, era effettivamente come mi aspettavo sarebbe successo. Ovvero io fregatissimo. Bene, ci hanno già scamato. Perfetto, allora aspetta. Vai, 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 corri Alex. No, e dai. Ok. Siamo riusciti a scappare. Siamo riusciti a scappare con il nulla di vita. Uff. Mamma mia. Vieni qua che ho un po' bisogno di mangiare, per favore. Sì, effettivamente la mia idea non è stata delle migliori. Oh, calma, calma. Ecco, lo sapevo. Sai cosa? Uno me la fuggo e due, se riusciamo, faccio combattere i soldati contro i cosoni qua giganti. Forse ce la dovrei fare. Dai, salite. Bravo il soldato che fa il suo stupido lavoro. Io intanto me ne fuggo. Me ne fuggo bellamente. Che succede? Cosa succede? Cosa fa? Mi sa che l'opzione migliore per non farsi sgamare per il momento sia proprio usare i lanciarazzi. È l'opzione Vabbè. Via il soldato. Dicevo, era la soluzione più pratica. Vediamo se lo tiriamo giù con un colpo. Perfetto. Aia. Da dove ci ha colpiti e con cosa? Chi ci sta colpendo? Perfetto. Nessuno saprà della nostra piccola incursione. Dove si trova? Dovrebbe essere qui per terra, vediamo. Perfetto. Un altro di quei macinini è andato. La cosa bella è che la stiamo facendo steltissima sta missione. Cioè non ci stanno sgamando ma proprio mai. Il che è incredibile. Allora, macinino. Ecco qua, aspetta. Lo sapevo. Preso al volo. Ottimo. Quell'elicottero poteva darci dei problemi se ci vedeva adesso lanciare. Dicevo, questi elicotteri, se ci vedevano, potevano darci dei problemi. Tu vieni con me che ho bisogno di un oggetto da lanciare ora. Allora, preso? Perfetto. Cambiamo di nuovo aspetto.
E via. Uno è qua per terra. Perfetto, eccolo lì. Allora, 3, 2, 1, vai. E ci hanno già sgamato? No, perché io sono un soldato. Però non si è distrutto. Vai via da me. Non ti voglio. Ci pensano i super soldati a combattere contro il tizio lì. Spero. Cioè, spero che vadano a fare a botte ora. Ecco, fatto. Dovrebbe essere a posto. Sì, 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 sì. Guarda la minimappa. L'hanno ucciso, tra l'altro. Bravi. I super soldati. Non sono riuscito a colpirlo di nuovo, eh. È incredibile. È ancora lì, eh. Allora, fermi un attimo. A questo punto, soluzione migliore. Usiamo di nuovo il lanciarazzi. Perché il coso è ancora lì, eh. Almeno, non lo vedo. Eccolo là. Ma c'ha ancora uno schifino di vita. Ma dai, ma non è possibile. Non è possibile, è rimasto con tanto così di vita. Non potevo farvelo vedere perché ci volevano impegnare. Allora, facciamo così. Vai. Perfetto. Ecco fatto. Facciamo abbassare un attimo il coso con A, col soldato. Merda. Ok, e ora siamo di nuovo coperti. Ci manca solo un diffusore. Attenzione. Devo muovermi. Devo muovermi perché ci sono un sacco di infetti di quelli grossi in sta zona, mamma mia. Più andiamo avanti, più giustamente. Vieni qua che ho bisogno di mangiare un pochino. Ecco fatto, allora. Madonna mia, quanta vita. Ah, dai, ne arriva un altro. Ecco fatto. Vieni che ho bisogno di nuovo di mangiare. Per colpa tua, tra l'altro. Ah, su, su, dai. Ecco fatto. Eccone un altro. Ne arriva un altro in arrivo subito. Eccoti qua. Sti cosoni qua sono sregolati a merda. Sono veramente ingiusti nei danni. Occupiamoci subito invece del macchinario. A questo punto mi serve però un oggetto da lanciare. Ed ecco qua un coso dell'aria condizionata. Perfetto, è ancora vivo. Mi serve un altro oggetto da lanciare. No. Allora, calmi tutti. Prendiamo la parabola. Beccati questo. Non è ancora distrutto. Ma non è possibile. Beccati questo. Non è possibile che è ancora in vita quel coso. Ecco fatto, mamma mia. Vieni qua. Vabbè, ormai semina o niente i nemici. Ci penso io. Devo solo riuscire. Questa macchina. Devo solo, ecco, riuscire a nascondermi in un vicolo. Missione completata. Mica male, dai. Però i punti sono spiccioli. Ci serve molto di più se vogliamo prendere le abilità che costano un milione. Ma che io poi mi ricordo che su PlayStation 3 io le avevo prese quelle abilità. Quindi in qualche modo, o su PlayStation 3 al mio primo gameplay a sto gioco me la scazzeggiavo un po' di più, nel senso andavo in giro, sfondavo, uccidevo, facevo, e quindi di conseguenza facevo un sacco di punti a cacchio di cane, perché le missioni secondarie sicuramente su PS3 non le facevo. Oppure c'è un modo per ottenere molti più punti andando avanti. Non mi ricordo. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come so se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.